salve a tutti e benvenuti in questo episodio. Ok, va. Allora, vediamo un po' una carica partita. Continua storia. Ok, un episodio. Che l'altra volta stavo facendo un episodio e per sbaglio era sbagliato il... Diventerò cattolico e mangerò le ostie con un cicchetto di vino. Sì, quello che vuoi. Dico, era sbagliato il salvataggio. Perché sulla Wii ho già finito i Sims, mentre qui su Wii U, dove sto giocando e seguo la serie, no. Infatti mi ero confuso. La causa è la soluzione di tutti i problemi della vita. Vabbè, che metafore. Vabbè, iniziamo l'episodio. Con chi devo farlo? Bart, papà dice che hai dei superpoteri, è fantastico, come hai fatto ad averli? Manuale. Questo manuale ha implicazioni metafisiche sconcertanti, dobbiamo consegnarlo alle autorità preposte. Potremmo farlo, ma non ti piacerebbe prima sapere quali sono i tuoi poteri? Ho dei poteri. Wow. Con queste capacità posso diventare una paladina della giustizia sociale. Oh cielo, possiamo saltare questo livello? E dai, sarà divertente. Potrei fare del male a un sacco di cattivoni. Se ci sarà da fare casino. Quindi abbatteremo tutte le foreste di Springfield e trasformeremo ogni albero in un singolo stuzzicadente di lusso. Bella idea, signor Barnes. Solo una domandina, questo non provocherà un disastro ambientale? Se vuoi fare un omelette, devi distruggere un paio di pianeti. Ben detto, signore. Ben detto. Vabbè. Laggiù! Cioè, laggiù! Ok. Questo livello me lo ricordavo. È più o meno. Della musica. Posso morire, non riesco a subire. Cazzo del culo. Stima, non posso portarlo. Stupidi ragazzini. Non siete per niente. Ok, entriamo. E che cazzo. Oddio, odio il dolore fisico. Cos'è Lisa? Quando ti dai calzi si allungano. Cos'è di gomma? Eccoli là! Sono innocente! Distruggeteli! Che cos'è? Siete dei cretini! Ah beh! Ma che fisico, siete tutti uguali. Ok, devo studiare il bio chimico. No, così qua non la vedo. Non siete per niente. Ok, fatto. E adesso ok, vediamo un po'. Cosa c'è? Dovete lavorare al Natale? Bene, d'accordo. Ma cosa? Il lavoro è un privilegio, non un diritto. Vabbè, l'ha detto lui, raga, l'ha detto lui. Vabbè. Ma sì, chi se ne frega delle figurine? Mi fanno soltanto del tempo. La centrale è debolissimo oggi. Laggiù! Cioè, laggiù! Ha capito la giù. Sta prendendo il vostro capo molto, molto infelice. Ma chi se ne frega? Tanto se ne mette se tu mi sei terzo. Un bagno chimico che emette gas, cioè fiamme. Deve essere un gabinetto dell'inferno. Odio il dolore fisico. Ok,
Allora. Sapete, combatteremo la cosa. Ah, la scala, non l'avevo vista. Ok, veramente l'ho vista. No. Ok, cosa devo fare? Ah, sì, è giusto qua, è giusto. Ora con Bart devo fare Bartman e volare. Almeno le cose semplici me le ricordo. È più avanti che sono complicate. Come brillano quegli uomini? Questa è senza dubbio una giornata importante. Eh sì, è la giornata dove rompiamo tutto. È molto importante. Mi piace che cosa spaventosa. Vediamo un po'. Un cliché dei videogiochi. Dammi giganti. Che cliché da mezza sega. No, vabbè. Almeno queste cose fanno ridere. Munizioni. Prendete il ritmo, fedeli lavoratori. Arriva Lisa. Ma che? Che si fa Bart morto qua? Come si può non amare il Lo so, era della sua parte ed è morto così. E adesso è morta Lisa. Ah, finalmente è morta Lisa. Dai, su. Non c'è un Buddha qui da qualche parte? Serve un Buddha. Spaziamo tutto. O forse non mi serve. Il lavoro è un privilegio. Ma che cavolo. Questa fabbrica è una meraviglia. Devo fare qualcosa, ma cosa devo fare esattamente? Non lo so. Ah, ecco, devo premere i bottoni lì. Wow. Cosa ha detto? Tua amica che? Boh. Penso meno che non c'è di più. Vai. La centrale è un motore buonissimo. Intanto Bart è rimasto indietro, eccolo. Ha indovinato. Cosa c'è?
Allora, qui devo fare le seghe. Vabbè. Ora solo per prendere il coso lì. Ah, aspetta, forse ho capito. Allora, prendo Bart. Oh. Bart? Bart è tornato! Girl power! Ok, voglio prendere Bart. Ok, non posso prendere Bart. Quindi penso di non dover far nulla. Ah, ecco. Perfetto. Ecco qui, la sorella intelligente ha spianato la strada al fratello stupido. Chissà quanti fratelli stanno guardando questo video e saranno odiando Lisa. E intanto su un albero. Ehi, sembra una rondine! No, sembra una irone dalla corona gialla. Oh mio Dio, sembra una motosega. No, sembra una sega elettrica. E qui siamo due idioti. Perché combattiamo così tanto? A volte credo che sia così perché non ci rimane altro. Ma cosa combatto? Non hanno fatto nulla, ma scherziamo. Beh raga, comunque sondaggio dopo questo episodio, andatelo a fare. Come si può non chi, chi amate? Lenny o Carl o Bart? Aspetta, che ci sono. Capito raga? Se no scrivo nei commenti. Ok, Lisa al lavoro. La 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 la. Questa fabbrica è una meraviglia. Pare che devo fare così. Ah no, tutto a posto, credo che era un bug. Ah, tutto. Vai sul filo. C'è una leva, perfetto. A voi giocatori anzianotti dovete piacere. E vai con il gioco tipo la rana, ma con Lisa appunto. Che cavolo faccio passare? Sì, vabbè. No. Beh, la musichetta mi stava, eh. Ok, si vola. Ah no, prima di sommare i tubi se non sbaglio, infatti.
Questa è senza dubbio una giornata importante. Andate e incollinatevi. Allora, questo devo metterlo. Sta prendendo il vostro capo molto, povero. Qua forse? Sì. Questo invece devo metterlo qui. Va bene, combattere un capo da là. E questo lo metterlo qua. Grazie. Intanto quello sembrava un tunnel di Super Mario. Basta, lo mettevo dato? E quello di sotto. Ok, devo salvare lei di capo. Ho 37 secondi. Sulla forza. Ma dove cavolo salvo? Non sto capendo. Ah, qui. Dai, che ti ha fatto, E verde sia. Ormai. Ah, ce l'ho fatta. Ci avete salvato la vita, siete degli eroi. Sì, diremo a tutti che siamo stati salvati da... dai figli di Homer, che si chiamano... Bart e Lisa, non posso credere che abbiate scordato i nostri nomi, ci conoscete da una vita. Ma non è che pensiamo sempre a voi. Vabbè, per un pelo ce l'ho, per un pelo, eh. All'ultimo, anzi, praticamente erano morti. Boom! Lisa, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo distrutto la fabbrica! E licenziare 200 onesti lavoratori americani? Come faremo a sfamare le nostre famiglie? Potresti optare per una carriera con prospettive migliori, come la puericoltura o il massaggio sportivo. Ma è una vita che faccio il taglialegna. Mio padre era un taglialegna e prima di lui suo padre era un taglialegna e prima... Ehi, grande storia! Volevo solo distruggere il nostro delicato ecosistema. E questo è il ringraziamento. Mi spiace, signore. Vuole che ingaggi degli spagnozzi per dare una lezione dal Gor? Sì, mi piacerebbe. Vabbè. Ok, la prossima missione dovrebbe essere con Marge e Maggie, se non sbaglio. Quindi ragazzi, vediamo al prossimo episodio. Ciao!